In Libia un attacco terroristico all'hotel Corinzia di Tripoli ha fatto almeno 12 vittime. Resta confusa la dinamica dell'assalto rivendicato con un tweet dalla sedicente provincia di Tripoli dello Stato Islamico. Prima un'autobomba è esplosa nel cortile dell'hotel, uno dei più lussuosi della capitale, uccidendo 3 guardie di sicurezza libiche. C'è stata poi una sparatoria nella hall e una presa di ostaggi. Tra le vittime ci sono 5 stranieri, un americano, un francese, 2 donne filippine e un sudcoreano. 2 uomini avevano dell'esplosivo nelle loro borse. Uno si è scagliato contro di me, ma non è esploso, mentre l'altro sì. Il cosiddetto Stato Islamico ha motivato l'attacco come una rappresaglia per la morte in un carcere americano il 3 gennaio scorso di Al-Libi, uno dei leader di Al-Qaeda.